abbiamo voluto esprimere magari cose interiori, sentimenti che con i disegni riescono a uscire meglio. Una scuola più bella, più colorata, che sicuramente esprime molto di più dei ragazzi che la frequentano. Questo è alla base di un progetto che ha portato sostanzialmente a dipingere con dei murales alcuni spazi appunto della scuola media Cesalpino di Arezzo. Questo progetto praticamente è nato in Spagna, l'idea è nata in Spagna durante un festival al quale ho assistito, dove praticamente ho potuto vedere come l'unione tra gli artisti e le persone del paese riusciva a dare vita alle pareti del paese. E quindi ho pensato alla scuola che aveva delle pareti grigie e ho detto perché non provare a fare la stessa cosa all'interno della scuola Cesalpino. Quanti ragazzi sono stati coinvolti? Hanno partecipato 3 classi per un totale di 77 alunni. I ragazzi a scuola di street art dall'artista spagnolo Dingo hanno dunque dipinto alcune pareti della loro scuola partendo dai loro progetti. Corninda. Chi l'ha scelto questo nome? Io, perché ho unito il panda e l'unicorno, diciamo che in spagnolo si dice tipo corno. E proprio dagli studenti arriva l'invito a coloro che imbrattano gli edifici pubblici. Alcuni street artist che sono dei personaggi pubblici che in qualche modo imbrattano tra virgolette i muri, le strade delle nostre città, rendendole qualche volta anche molto volgari. Vediamo il prossimo anno se riusciamo a riproporlo. Innanzitutto deve essere approvato dal dirigente scolastico, dal collegio e poi anche dai genitori, in quanto è stato finanziato completamente dai genitori e una parte dalla scuola. Quindi dipenderà dalle risorse per il prossimo anno.